Finita la conferenza stampa di presentazione del Gran Prix Corallo, siamo qui con Nicola Nieddu, ideatore, presentatore, 17 anni, una manifestazione ormai quasi maggiorenne. Sì, quasi maggiorenne, il prossimo anno festeggeremo la grande. Stiamo già pensando alla diciottesima edizione. Intanto, insomma, concentriamoci per bene su questa. Sabato 8 luglio vi aspetto al porto di Alghero, numerosi, come sempre, mi auguro, un'edizione che la vedo molto divertente, devo dire. Molto divertente, abbiamo scelto anche, per quanto riguarda la musica, anche la musica divertente, coinvolgente, meglio, degli anni 80 con Gazebo, che riceverà il premio alla carriera per oltre 35 anni, con Alex Chopin, Dolce Vita, che insomma quante persone si sono innamorate con questa canzone. E poi chiuderemo la serata con la musica latinoamericana divertente estiva di Cecilia Gayle, la regina della musica latinoamericana, che proprio sul palco del Gran Prix Corallo festeggerà i 20 anni di carriera con El Pampan e il Tipi Tipi Tero. E poi insomma tanti personaggi della televisione, del cinema, del teatro, dello sport, del giornalismo, e quindi da Sandra Milo, che riceverà il premio alla carriera, Cinzia Leone, straordinaria attrice teatrale, Vanessa Ferrari, sportiva, campionessa del mondo di ginnastica artistica, e poi il premio giornalismo che andrà a Fausto Pellegrini Rai News, Anna Piras, che è il direttore responsabile del TG3 Rai Sardegna, e poi Giuseppe Mastino, calciatore dello Spezia, riceverà il premio speciale Vanni Sanna. Chi salverà le rose? Il premio speciale per il film di Cesare Furesi, la produzione della Corallo Film, quindi il premio per il produttore Giulio Cesare Senatore, Crema e Licina. Che ringrazio tanti, anche lui è stato per tanti anni sostenitore del Gran Prix Corallo. Tanti premi, spero di non dimenticare nessuno, però sono davvero tanti personaggi, come si suol dire, proprio un'autentica parata di VIP, sabato 8 luglio. L'ingresso è gratuito naturalmente, quindi per gli amici di Alghero Channel, ringrazio il direttore Antonio Burruni, Paolo Calaresu alle telecamere, l'editore Fausto Farinelli. So che siete presenti nel corso della serata, intanto vi ringrazio per il sostegno e davvero complimenti anche a voi per questa giovane iniziativa editoriale. Vi aspetto sabato 8 luglio. Io ti ringrazio. Parlando della serata, un menù veramente per tutti i gusti, dagli amanti dello sport a chi invece guarda le telenovelas nel pomeriggio, con una grossa presenza dalla Spagna. Grazie Antonio, a parte detto da noi il menù è una bella cosa, Proprio facile. è facile, è divertente. No, si è detto bene dalla Spagna, la Catalogna, abbiamo il premio Catalogna che andrà a Magic Andreu, che è come qua in Italia il Mago Forrest, divertente, quindi coinvolgente. E poi soprattutto una grande attrice internazionale, parliamo di Sara Michel, Donna Cayetana in Una Vita su Canale 5, che fa sempre tra i 2 milioni e mezzo ai 3 milioni di media di telespettatori ogni giorno dopo Beautiful. Sarà una presenza straordinaria. Questa non avremo il segreto, avremo una vita, insomma, quindi però avremo un'importante presenza. Una cosa che voglio sottolineare, che ha detto anche il presidente Costantino Marcias, che ringrazio perché la SD Valverde e l'agenzia Valverde sono fondamentali, così come tutti gli sponsor che partecipano, Mirto, cioè avremo la Cosmosfera di Nicola Mancini, avremo Delta Coop, insomma Comune di Alghero, Fondazione Meta, insomma tutti sponsor fondamentali, così come sono importanti anche tutti quanti gli altri. La Corallina, che realizzerà i rami di corallo e le collane, che andrà alla Madrina Nede Bengala e al premio alla carriera, quindi a Sandra Milo. Dicevo, come sottolineava il presidente Costantino Marcias della Valverde, l'ingresso sarà una piccola offerta e sarà devoluto in beneficenza all'associazione di volontariato Pori Soccorso di Alghero, che è presente ogni edizione del Gran Prix Corallo con la propria ambulanza e il proprio personale, quindi anche mi sembra un atto doveroso e giusto, insomma, nei confronti di questa associazione che fa del bene. Con te sul palco alla presentazione Claudio Lippi e idealmente un altro grande amico che non c'è più. Sì, Claudio Lippi che torna, sono io al suo fianco, insomma, a condurre questa 17ª edizione. Sì, è nato idealmente Daniele Piombi, un carissimo amico, col quale è nato proprio questo Gran Prix Corallo. È stato lui,
possiamo dire, la musa ispiratrice del Gran Prix Corallo, col suo premio regia televisiva che purtroppo non c'è più. Daniele Piumi, che è scomparso recentemente e sarà ricordato. Con lui ho presentato le prime 10 edizioni del Gran Prix Corallo, edizioni straordinarie, mi ha insegnato tantissimo dal punto di vista personale, non solo dal punto di vista artistico, quindi ho Daniele come se fosse mio secondo papà, uno zio grande, insomma, veramente, e quindi sarà un momento credo molto toccante, commovente, con un video straordinario con delle pillole di Daniele Piombi al Gran Prix Corallo. Sarà presente anche la moglie, sarà presente Mirella, che verrà da Milano proprio per assistere alla serata. Allora, non resta che dare appuntamento sabato 8 luglio, Porto di Alghero, Nicola Niedu sul palco, noi di Alghero Channel nel dietro le quinte per le interviste ai protagonisti. Grazie Antonio, grazie amici di Alghero Channel, vi aspetto quindi sabato 8 luglio, ciao. Anche quest'anno saremo lì a presentarvi la nostra manifestazione lì al porto. Di anno in anno sta sempre diventando più difficile fare questa manifestazione per carenza di fondi, ma con la fortuna che le istituzioni ci danno una mano, perché hanno capito veramente l'importanza di questa manifestazione, tra istituzioni e vari sponsor riusciamo ancora a fare questa manifestazione. La Valverde è la primis col suo impegno che finanzia questa manifestazione, insieme alla Delta Coop e la Mirtù, insieme al Comune e la Fondazione Meta, che ci danno un bel contributo. Anche loro hanno capito l'importanza di questa manifestazione. Da quest'anno, la prima volta in 17 anni che chiediamo un piccolo contributo per ogni invito dato per i posti a sedere, ma un contributo che poi sarà devoluto in beneficenza al Polisoccorso di Alghero, che ogni anno ci dà sostegno con le ambulanze e quindi è sempre anche un'associazione di volontariato, e quindi è una cosa bellissima anche questa. Gran Prix Corallo è una delle manifestazioni più importanti della nostra città. Nata 17 anni fa, e capite come condurre per 17 anni una manifestazione di alto livello come questa sia davvero un'impresa. Un'impresa di Nicola Niedu certamente, di Costantino Marcias e di tanti collaboratori, tra questi Daniele Piombi. Io ricordo il Grand Prix, allora si chiamava probabilmente con un altro nome, dedicato certamente questo premio alla televisione e allo sport, e si svolgeva a Santa Maria La Palma, nel palco della piazza di Santa Maria La Palma per alcuni anni, ed era dedicato soprattutto allo sport isolano con la premiazione dei protagonisti dell'anno. E poi subito dopo, anche grazie certamente a Daniele Piombi, che per 10 anni ha condotto insieme a Nicola Niedu il Grand Prix, una dimensione più ampia, arricchita da Sky, dalla RAI, dalla presenza della RAI e poi Mediaset, e un rapporto splendido con la Catalogna. Grandi protagonisti, una giuria di grande livello con Toto Torri, con Ettore Nuara e con tanti altri protagonisti. È stata una formidabile occasione per Alghero di trovare, di intessere rapporti con la stampa, con il mondo della comunicazione, con il mondo della televisione ai livelli più alti. Questo ha prodotto una promozione della città su larga scala, e tutto ciò che vedete, gran parte di ciò che vedete nella collaborazione con la RAI è frutto proprio di queste collaborazioni. Penso al ruolo svolto in questi anni, anche in quest'anno, da Lorenzo Briani, che è un amico della città, in un rapporto nato proprio dal Grand Prix Corallo. Lorenzo Briani è il responsabile della comunicazione oggi di Radio RAI. Ma così anche per Sky, la presentazione del palinsesto di Sky Sport nel 2015 proprio da Alghero, dal Qualtè, con la presenza di grandi campioni come Del Piero, per esempio, e così via. Alghero quindi è presente nella promozione della sua città anche grazie a questa manifestazione estiva, che ha con sé il richiamo al nostro simbolo per eccellenza. Dicevo, oggi nello stemma dal 1354 il corallo è il simbolo della nostra città. Il corallo autentico è la premiazione che si fa attraverso le targhe contenenti il corallo, attraverso la collana di corallo data alla madrina, quest'anno Nadia Bengala, sono anche questo, una espressione importante della comunicazione che si fa
della città di Alghero. E soprattutto oggi che combattiamo questa lotta uniti con i commercianti, con i produttori, con i laboratori contro il corallo contraffatto che pure esiste e che dobbiamo combattere perché ci sia solo l'autenticità. Alghero è soprattutto autenticità e Grand Prix Corallo ci aiuta a raccontarlo e raccontarlo bene.